Buonasera ragazze. Ogni tanto, come vedete sul canale, escono video di storie di paura, di leggende metropolitane, creepypasta e poche pasta. Quest'oggi parleremo comunque di un format simile, ma abbastanza diverso da leggende metropolitane. Infatti, quest'oggi parleremo di uno dei più grandi misteri irrisolti. Però, diciamo che questo non si basa su leggende metropolitane e che comunque portino a far provare ansia o timore da parte di voi ascoltatori. Infatti quest'oggi parleremo del mistero di Atlantide, comunque di misteri a volte anche storici, quindi spero che in questo caso il video vi potrà piacere e nel caso vi possa interessare questo format, mi raccomando di inserire un mi piace, così da farmi capire che questo format vi piace e quindi io continuerò a portarlo. Come già detto poco fa, oggi parleremo della di Atlantide, il continente scomparso. Atlantide è un'isola leggendaria, il cui mito è menzionato per la prima volta da Platone nei dialoghi di Timeo e Crizia nel IV secolo a.C. Secondo il racconto di Platone, Atlantide sarebbe stata una potenza navale situata oltre le colonie d'Ercole, che avrebbe conquistato molte parti d'Europa occidentale e dell'Africa 9.000 anni prima del tempo di Solone, approssimativamente nel 9600 a.C. Essendo una storia funzionale ai dialoghi di Platone, Atlantide è generalmente vista come un mito concepito dal filosofo greco per illustrare le proprie idee politiche. Benché la funzione di Atlantide sembri chiara alla maggior parte degli studiosi, essi disputano su quanto e come il racconto di Platone possa essere ispirato da eventuali tradizioni più antiche. Alcuni argomentano che Platone si basò sulla memoria di eventi passati, come l'eruzione vulcanica di Tera o la guerra di Troia, mentre altri insistono che egli trasse ispirazione da eventi contemporanei, come la distruzione di Elice nel 373 a.C. o la fallita invasione ateniese della Sicilia nel 415-413 a.C. La possibile esistenza di un'autentica Atlantide venne attivamente discussa durante l'antichità classica, ma fu generalmente rigettata e occasionalmente parodiata da autori posteriori. Il mistero di Atlantide, che secondo alcuni sarebbe un continente inabissatosi migliaia di anni fa nell'Oceano Atlantico, in seguito ad un cataclisma di proporzioni apocalittiche, oppure, secondo altri, in seguito a una serie di cataclismi che avrebbero provocato il graduale inabissirsi del continente perduto. Essere precisi, ora ci occuperemo di alcune teorie che riguardano due aspetti del mistero dell'Atlantide, ovvero la collocazione geografica dell'Atlantide e delle sue colonie, fondate prima o dopo la distruzione e l'inabissamento del perduto continente, e il possibile
rapporto esistente tra il mistero dell'Atlantide e il mistero del triangolo delle Bermude. Prima di affrontare tali problematiche, voglio mettere in evidenza che nella società del nostro tempo è riscontrabile un sempre crescente interesse per tutto ciò che fa parte della dimensione del mistero. Infatti, alcuni sociologi hanno definito tale fenomeno riguardante la dimensione del mistero con la suggestiva espressione reincanto del mondo. Dopo questa premessa, possiamo tornare al mistero di Atlantide ed il mistero del triangolo delle Bermude. Perché secondo molti questi due misteri possono essere collegati tra di loro, perché per quanto riguarda le principali teorie riguardanti la collocazione geografica di Atlantide e delle sue colonie, si pensa che Atlantide sia situata proprio all'interno del triangolo delle Bermuda. Tra le prime persone che pensarono a questo ci fu Donnelly, che nel 1882 scrisse un libro sul mistero dell'Atlantide e che comunque successivamente fu più volte ripubblicato. Secondo la sua teoria, Atlantide fu la prima civiltà mondiale, nonché potenza colonizzatrice e civilizzatrice dell'intero litorale atlantico, del bacino del Mediterraneo, dell'America del Sud e centrale, del Baltico e dell'India e di alcune regioni dell'Asia centrale. Comunque, a dire di Donnelly, l'Oceano Atlantico era la zona più stabile e mutevole tra tutte le aree del globo terrestre, non solo al giorno d'oggi, ma anche per l'epoca. E quindi è proprio per questo che ci potrebbero essere degli indizi che confermano che un possibile cataclisma avrebbe potuto far sprofondare e inabissare Atlantide. Infatti, Donnelly arrivò addirittura a sostenere che ci fu un terremoto e l'epicentro di questo terremoto si trovava nei fondali nell'Oceano Atlantico. Infatti arrivò addirittura a sostenere che questo terremoto distrusse Lisbona e che fu il successore dell'apocalittico terremoto che migliaia di anni prima aveva causato l'inabissamento del continente dell'Atlantide. Quindi, ricapitolando, ci furono due terremoti: uno che distrusse Atlantide e un secondo che distrusse Lisbona, e che il secondo, quello che distrusse Lisbona, era il successore di quello che inabissé Atlantide. L'area in cui avvenne il terremoto di apocalittiche dimensioni era molto estesa. Infatti il geografo von Humboldt sostenne che questo terremoto interessò una porzione di superficie terrestre estesa 4 volte l'Europa. Ma tornando a Donnelly, lui sosteneva che
nel periodo storico in cui esisteva Atlantide, esistevano delle isole che formavano una specie di ponte che di terraferma e collegava Atlantide con l'Europa da un lato e con l'America del centro dall'altro. Comunque è una teoria molto suggestiva formulata da Donnelly, che è quella che sostiene la diffusione della cultura del perduto continente Atlantide sui due versanti dell'Oceano Atlantico, quindi sul versante europeo e su quello americano. Invece un'altra teoria di Donnelly, che ha avuto molta fortuna ed è stata accolta molto entusiasmo, è quella che sostiene che tutti i miti della religione greca sono versioni sbiadite e confuse di fatti storici avvenuti nel continente di Atlantide. E quindi diciamo che questi sono all'incirca parte delle teorie che Donnelly fece riguardante Atlantide. Però al giorno d'oggi non si hanno nessun tipo di notizie riguardo Atlantide e quindi nessuno sa che cosa sia, se effettivamente sia esistito questa cultura o se sia comunque mai esistita, comunque i miti della religione greca siano semplicemente dei miti. Quindi lascio a voi pensare o meglio credere o meno a queste teorie, però mi piacerebbe molto leggere nei commenti cosa ne pensate su questo mistero e se magari conoscete altre teorie, magari non di Donnelly o comunque di qualche altro autore, o comunque anche di Platone o comunque di chi volete. Comunque vi invito a lasciare un mi piace per farmi sapere che questo video e format vi possa piacere ed un commento che possa in cui parlare di questo mistero e che comunque mi fate sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.